Cosa sono le manovre nel richiamo di Cthulhu? Beh, ve lo spieghiamo noi di Wikiroll. Bentornati, investigatori e cultisti. Io sono Elisar dell'antro del gioco di ruolo. Nel precedente video abbiamo visto come si svolge un combattimento corpo a corpo nel richiamo di Cthulhu. Tuttavia, a volte, per abbattere un nemico o per fuggire, è necessaria un'alternativa, qualcosa di particolare che vi faccia guadagnare una posizione di vantaggio sul vostro nemico. Sto parlando delle manovre. Vale a dire, tutte quelle azioni che permettono per esempio di disarmare, bloccare, buttare a terra, eccetera, le quali potranno essere utilizzate non solo nel combattimento, ma anche durante un inseguimento, per esempio. La prima cosa da fare quando si decide di effettuare una manovra è certamente quella di considerare la struttura, calcolata sulla base della forza e della taglia. Essa vi dà un'idea delle dimensioni di qualcosa. Potreste essere voi, un mostro o un mezzo di trasporto. In particolare, sul manuale trovate una bellissima tabella chiamata Bonus al danno e struttura. Vi ho già accennato di questi elementi in una puntata specifica dedicata alla generazione delle caratteristiche. Se ve la siete persa, la trovate qui a sinistra, oppure qui sotto in descrizione, o ancora nella nostra playlist apposita. In ogni caso, quando creerete un personaggio compilando la scheda dell'investigatore, dovrete sommare la forza e la taglia per capire se il vostro personaggio avrà un bonus al danno oppure no. Nella colonna subito a destra, presente sempre all'interno del manuale del richiamo, troverete anche un numero, il quale rappresenta proprio la struttura. Essa va da un minimo di meno 2 a un massimo di 6. Per ogni 80 punti aggiuntivi o frazione di essi si aggiunge un ulteriore di 6 più 1 punti ovviamente di struttura, ma questo è il caso di esseri enormi che potrebbero schiacciarvi semplicemente con uno sguardo, quindi non è il vostro caso. Ma facciamo un passo indietro e torniamo alle manovre di combattimento. Una volta che avrete determinato la struttura del vostro personaggio, vi troverete quindi uno specifico punteggio. Poniamo il caso che sia 1. A questo punto potete fare la comparazione tra la sua struttura, cioè quella del vostro investigatore, e quella del suo avversario per determinare se il personaggio riesce nella manovra. Mi spiego meglio. Se il personaggio che sta eseguendo la manovra ha una struttura minore del suo avversario, allora tirerà con un dado penalità per ogni punto di differenza fino a un massimo di 2 punti di penalità. Quindi, se voi avete 1 e il vostro avversario 3, dovrete ovviamente tirare con 2 dadi penalità. Qualora il punteggio dovesse essere maggiore di 3, qualunque manovra sarà inefficace. Invece, se le due strutture sono uguali, in questo caso non si applica alcuna penalità. Considerate le manovre come un normalissimo attacco di combattimento. La maggior parte di esse necessiterà quindi di un tiro sull'abilità Combattere Rissa, mentre in altre occasioni potrebbe essere necessaria qualche specializzazione, come quella per esempio per la spada. Quindi, una volta comparate le due strutture e verificato che la manovra è possibile, allora la si può eseguire. Ma adesso si presentano davanti a voi 3 possibili situazioni. Se l'avversario intende schivare, contrattaccare o eseguire un'altra manovra. Nel caso della schivata, il risultato del tiro sull'abilità Combattere Rissa dell'attaccante viene contrastata da quello sull'abilità Schivare del difensore. Se il livello di successo di chi attacca è superiore, la manovra riesce. In caso contrario, no. Mentre se vi è una parità, il bersaglio evita la manovra. Nel caso invece del contrattacco, vengono paragonati precisamente i tiri sull'abilità Combattere Rissa dell'attaccante e del difensore.
Se chi contrattacca, cioè il difensore, ottiene un successo maggiore, allora la manovra fallisce e per non farci mancare nulla infligge dei danni alla controparte. Viceversa, quindi in caso di parità o di fallimento del difensore, la manovra riesce. Infine, nel caso di una manovra anche da parte del difensore contro una manovra dell'attaccante, bisogna trattare la situazione esattamente come un contrattacco, ma invece di infliggere danni si applica l'effetto della manovra. Quindi, state effettuando una manovra. Magari volete spingere il vostro difensore giù da una rupe, ma ottenete un fallimento. Beh, mi dispiace, sarà in questo caso il vostro avversario a vincere, e quindi si ribalterà la situazione e sarete voi a cadere verso l'ignoto, sperando di sopravvivere al terribile volo che vi aspetta. Sì, lo so, è molto macchinosa come regola. Infatti, vi consiglio di fare un piccolo schema da portare sempre con voi, in modo da facilitarvi la vita per tutte le sessioni. Tuttavia, da una manovra possono nascere scene veramente cariche di adrenalina e di ansia, specialmente quando vi trovate vicino ad un precipizio e una manovra potrebbe salvarvi la vita. Oppure no, come abbiamo visto 2 secondi fa. Dunque, anche per oggi termina qui il nostro video, miei cari investigatori e cultisti. Se vi è piaciuto lasciate un bellissimo mi piace qua sotto e fatecelo sapere sempre qui sotto nei commenti. Iscrivetevi ai canali dell'Antro e ovviamente di Wikiroll. E vi ricordo che potete trovare in descrizione tutte le nostre pagine social. Come sempre, io vi auguro una buona giornata, a presto e saluti e sanità a tutti voi.